Buon pomeriggio, bentrovati a Domenica Sport, domenica ricca di eventi sportivi e anche di argomenti importanti. Allora, non perdiamo tempo, iniziamo subito parlando di pallavolo, settima giornata del girone di ritorno della Serie C femminile. La capolista del torneo, la pallavolo Cirignola, ha vinto in casa, soffrendo contro Corato con il punteggio di 3-2 e mantiene la testa della classifica. Domenica, importanti sfide per Udas Volley in trasferta a Potenza e in casa per la Libera Virtus contro Brindisi. Sentiamo. Inizio positivo di weekend per le formazioni della pallavolo. Nella settima giornata di ritorno della Serie C femminile, la capolista del torneo, pallavolo Cirignola, vince in casa sabato pomeriggio alla Pallasport Nondo di Leo contro il Corato per 3-2, che si è rivelato avversario ostico quanto basta. Le padroni di casa hanno vinto con facilità i primi due parziali, 25-10 e 25-13. La risposta delle ospiti arriva in un acceso terzo set, giocato punto su punto e vinto 25-22. Stesso nel quarto, in cui le Fucsie pagano alcuni errori difensivi ed anche un vistoso calo energetico, consentendo a Corato di pareggiare 25-15 e andare al tie-break, in cui la pallavolo Cirignola affila i denti e le unghie e si porta a casa la vittoria con un perentorio 15-6. Per la domenica invece sono due le formazioni impegnate, da una parte l'Udas Volley, dall'altra la Libera Virtus nei campionati di Serie B maschile e femminile, anche in questo caso settimo turno di ritorno. Il sestetto di Roberto Ferraro, dopo la sconfitta subita in casa ad opera del Galatina, affronta un'impegnativa sfida a salvezza contro il Potenza. Le due squadre sono divise in classifica da un solo punto, 17 l'Udas Volley, 16 Potenza. Nonostante qualche infortunio, il gruppo biancazzurro ha la possibilità di non fallire questo appuntamento. Dopo il bel successo ottenuto nel derby contro il Manquedonia, per la Libera Virtus arriva un impegno abbastanza insidioso contro il Brindisi San Vito alle 18 al Pala di Leo. Le gialloblu sono tornate al comando della classifica, seppur in condominio con Castellana, e hanno il vantaggio di aver già effettuato il turno di riposo a differenza delle avversarie. Il Brindisi è infatti quarto con 42 punti, con 15 affermazioni e sole 3 sconfitte ed in serie utile da 5 turni. E dunque la possibilità che Martillotti e compagni vogliono riscattare l'innominato KO casalingo contro Chieti è d'obbligo. Mimmo Sieda, speciale news. Ed ora parliamo di basket, ultima giornata della regular season della Serie C. Silver si recupera la decima giornata che non si era disputata a causa del maltempo. Ancora un altro derby per la capolista Castellana Udas, campione regionale di Puglia a Manfredonia. Ancora la vicenda tesseramenti irregolari in primo piano con polemiche. L'Olimpica giocherà lontano da casa a Trani, la sfida decisiva per i playoff. Sentiamo. Si chiude la stagione regolare della Serie C Silver di basket con il recupero della decima giornata di ritorno e con ancora ripercussioni nell'ambito della vicenda dei tesseramenti irregolari. Anche la Castellana Udas ha deciso di rinunciare definitivamente a Sims e Cooper. La conferma è arrivata al nostro telegiornale da parte del presidente biancazzurro Giuseppe Di Giorgio. E dunque sarà tutta la stessa squadra che ha giocato nelle derby contro l'Olimpica ad affrontare domenica pomeriggio alle 18:30 Manfredonia, che già aveva rinunciato 2 settimane prima ai suoi due stranieri, non senza polemiche. Per i ragazzi di Ciociola, dopo un avvio stentato di stagione, hanno ritrovato un piano di gioco che le ha consentito di arrivare nelle posizioni alte di classifica. Gigi Marinelli, coach e biancazzurro, non sottovaluta l'avversario e ha chiesto ai suoi ragazzi di onorare la partita dopo la stracittadina di 7 giorni fa. Anche l'Olimpica giocherà la sfida decisiva per un posto dei playoff, ma lontano da Cirignola. Ancora una volta la federazione pallacanestro ha disposto, dopo la vicenda dei tesseramenti, che la partita contro Vieste si deve giocare al Pala Assi di Trani. Una beffa amara resa ancora sconcertante dal fatto che addirittura una squadra di pallavolo femminile di Serie B, il Brindisi Volley, non ha consentito lo spostamento e l'anticipo di orario della partita di pallavolo contro la Libera Virtus. La società gialloblu ha fatto appello ai tifosi di recarsi in massa a Trani per sostenere i loro beniamini.
Mimmo Siena, speciale news. E adesso occupiamoci di calcio, la undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale prevede per Naudaccio Cerignola un impegno casalingo interno molto importante al Montesi alle 15 contro l'Altamura, la terza forza del campionato. Dopo il 5-3 contro Otranto, i gialloblu vogliono mantenere la vetta della classifica. Sentiamo. L'attesa sta per finire per l'Audace Cerignola. Nella undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese, i gialloblu, allenati da Francesco Marina dopo la bella vittoria ottenuta a Otranto con il punteggio di 5-3, tornano davanti al proprio pubblico ad affrontare la terza forza del campionato, l'Altamura. I gialloblu si presentano a questa sfida con le assenze di Lecce e Matera e lo squalificato Polidori, mentre tutti gli altri sono a disposizione. Anche Ciano e Carmine Marinaro, che potrebbero essere le novità importanti di formazione per Altamura, terza forza del campionato, finora un bilancio assolutamente positivo, 16 vittorie, 9 pareggi ed una sola sconfitta per una totale di 57 punti. In corsa per la base nazionale della Coppa Italia dopo aver vinto quella regionale, partita che da tutto esaurito inizia alle 15 con la direzione arbitrale affidata al catanese Cotrufo Mimmo Siena, speciale news. Ancora calcio, ma stavolta la Serie A. Il Crocevia Europa Salvezza negli anticipi del sabato ha determinato la frenata dell'Inter a Torino 2-2, mentre il Milan si avvicina battendo il Genoa per 1-0. Importanti test in chiave scudetto in corso mentre andiamo in onda. Empoli-Napoli, tra pomeriggio e sera si attendono le risposte della Juventus e della Roma. Sentiamo. Il Crocevia Europa Salvezza è stato il fattore fondamentale nei due anticipi che hanno aperto la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. A Torino l'Inter spreca la possibilità di allungare nella lotta per l'Europa, pareggiando 2-2 contro la formazione Granata. Il vantaggio nerazzurro nel primo tempo con Condobia imitato 4 minuti più tardi dal pareggio Granata ad opera di Baselli. Nel secondo tempo arrivano gli altri gol, prima il sorpasso con Acqua Granata e poi un minuto più tardi arriva il gol del 2-2 a firma di Candreva. Il Milan si avvicina alla zona Europa e nella gara di San Siro delle 20:45 batte il Genoa con il punteggio di 1-0 grazie alla rete segnata da Mati Fernandez nel primo tempo. Lotta scudetto domenica particolarmente interessante, si parte alle 12:30 con la trasferta del Napoli al Castellani contro l'Empoli dove non ha mai vinto. Nel pomeriggio la Juventus cerca ancora di allungare nei confronti delle dirette inseguitrici andando in trasferta a Genova contro la Sampdoria, mentre la Roma in posticipo alle 20:45 affronterà il Sassuolo. Immediative sfide per la lotta Europa riguardano Lazio e Atalanta, i biancocelesti in trasferta a Cagliari, i bergamaschi a Pescara. Il quadro della giornata è completato da Bologna-Chievo, Crotone-Fiorentina, Udinese-Palermo. Mimmo Siena, speciale news. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di Domenica Sport. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina con la prima edizione del telegiornale alle 9. A tutti un buon proseguimento di giornata.